Anche la Regione è impegnata in queste ore a riorganizzare l'intero settore dei trasporti in vista della riapertura delle scuole e dell'attivazione obbligatoria del Green Pass a partire dal 1° settembre. A ribadire l'impegno dell'ente Regione questa mattina è stato il presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone, che è tornato anche sulla questione relativa alla possibilità solo per gli studenti in possesso del Green Pass di poter accedere all'opportunità degli abbonamenti gratuiti messi a disposizione per gli studenti dalla Regione Campania. Seguendo sul tavolo nazionale il confronto con il Ministro, abbiamo fatto una lunga riunione nella giornata di ieri, stiamo di fatto ripartendo con i tavoli prefettizi in modo a nostro avviso di confermare quelli che erano i servizi della fase finale dell'anno scolastico appena trascorso. Le nuove linee guida che dovrebbero partire dal 1° settembre prevedono ovviamente la conferma dell'80% in zona rossa, in zona gialla e in zona bianca sugli autobus e sui treni, la ripresa graduale della controlleria con un'attività dei controllori che potrà anche estendersi ovviamente alle mascherine e quindi alla coefficiente del riempimento sugli autobus, quindi un'attività a supporto che prima facevano il personale di terra e ovviamente gli autisti e i ferrovieri, e che faranno anche queste le persone che saranno destinate al controllo. Noi siamo pronti per partire, insomma il piano è già definito, faremo solo un passaggio in prefettura per verificare se c'è qualche problematica più specifica che va attenzionata e che magari va un po' rafforzata. Si punterà anche questa volta a differenziare gli orari di ingresso per poter gestire meglio i flussi? Ma questa è un'ipotesi che in questo momento non è in campo, perché ripeto, noi stiamo immaginando di confermare quello che avveniva a maggio dell'anno scorso. Ripeto, dopo gli incontri in prefettura in cui ci saranno anche le scuole, verificheremo se ci sta qualche aggiustamento da mettere in campo. Teniamo presente che la Regione è impegnata in un grande attività di supporto alle aziende, abbiamo avuto delle crisi aziendali importanti, stiamo facendo un'attività per confermare i servizi anche in provincia di Salerno dell'ex Sky, Bonoturis, che come sapete è fallita, e noi speriamo prima del 15 settembre di arrivare alla definizione, quindi insomma siamo impegnati a tutto campo. Le volevo chiedere un'altra cosa, la problematica relativa agli abbonamenti per gli studenti dell'università. Lei ha detto sì, ma quelli che hanno il Green Pass, questa sua affermazione ha suscitato un po' di perplessità. Sì, la volontà della Giunta De Luca, ma della Regione Campania da sempre, è quella di sostenere la vaccinazione, quindi anche quando noi ci impegniamo in attività di supporto, in questo caso di un sostegno all'acquisto degli abbonamenti per gli studenti annuali, che sapete da 4 anni investiamo 30 milioni di euro per garantire 100-120 mila abbonamenti gratuiti agli studenti campani, in questo caso noi chiediamo che gli studenti siano dotati di Green Pass, e se consideriamo che gli studenti universitari lo devono fare già per norma nazionale, si tratta semplicemente di invitare i liceali che vogliono acquistare questo abbonamento a vaccinarsi, ad avere la doppia dose, a consegnare, insomma ad allegare anche il proprio Green Pass.